insieme stiamo scoprendo qualcosa oggi. Sono del muro di contenimento per evitare, per coprire la linea dei treni, la linea ferroviaria. Quando il mare è vicino alle abitazioni. Sempre presenti, 7-Eleven, ovunque, i dolci miei arrivano anche qua. I cantieri, quelli eterni, ragazzi, di ricostruzione ovunque, non potete capire, abbiamo passato una zona dove non ci sono appartamenti, tutto nuovo, totalmente tutto ricostruito. E ancora si vede, cantieri su cantieri su cantieri. E tu esci così? Oh, qua ci stanno altri. Avete capito dove siamo? Laggiù, raga, è dove è arrivato lo tsunami. Cioè, dove è entrato. L'ha fatto macello. Lo tsunami, l'onda di tsunami era 15 metri alta, si è estesa per un chilometro all'interno della costa, ha ucciso più di 800 persone e ha distrutto il 70% delle case abitate, 70%. E ora visitiamo dei posti ricostruiti dove cioè nemmeno ci sta cucina locale. La rinascita? Qua ci stanno i segni, ragazzi. Wow. Ah, questo qua. Questo, ragazzi, lo sapete, l'Oia, l'ananas di mare. E qua nella prefettura è il più grande produttore del Giappone. Quanti soldi prendi da portafoglio? Allora, ragazzi, prendiamo il numero 1, che è la specialità, è un mix di tutte le specialità della zona. Io volevo scassarmi quella del tonno, ma è solo le 10 di mattina, ragazzi, 10 e mezza, se può fare. Arrivo che è atta con quelli. Arrivato. Domo. Ma come te? Ho invitato un amico. Sì. Che si mangia, sì, che si mangia. Sì, che si mangia. Qua è arrivato pesce fresco adesso. Vi lascio le informazioni dove abbiamo mangiato. Chi lo sa, è capace che qualcuno di voi si possa trovare in queste zone e gli viene voglia di fermarsi. Io la vedo così, ho mangiato, ho speso dei soldi, raga, forse involontariamente questi soldi serviranno a mantenere attività, non lo so. Fa sempre un certo effetto venire qua. Io cercherò di portarvi tutti i posti e cercare di far parlare le immagini. Adesso andiamo a fare l'onsen, quello per i piedi, ragazzi. Perché ci stanno quelli gratuiti, a volte per i piedi.
Ecco perché mia moglie scia, lascia la mano. Ed eccovi qua alla stazione di Onagawa, della GR Line, dove non esisteva più, la linea è stata ricostruita da zero per collegare questa cittadina, questo piccolo paese, al paese limitrofe. Mi ricordo che non che l'avete visto i video iniziali, no? Dello tsunami. Ha cancellato tutto. Loro hanno preso e hanno ricostruito in maniera anche futurista, diciamo, questa stazione. E vabbè, ciao. L'onsen, andi alla stazione. Buonanotte. Ecco qua. Questa è la stazione, ragazzi. Siamo parecchio countryside, ragazzi. L'edificio che avete visto è un complesso con onsen, bagni termali giapponesi. Quello esterno è totalmente gratuito, cioè mia moglie si sta rilassando. Sopra ci sono tutti quanti i complessi dove uno si può rilassare. Appena arrivato alla stazione, hanno ricostruito in modo da poter dare una seconda possibilità, una rinascita, ragazzi. Hanno fatto in modo da poter creare centri commerciali, negozi, intrattenimento. Tutto. Ho comprato la macchina nuova, ragazzi. Dicono che è ultra leggera. È fatta con cartone e la birra. Anche se il mio riflesso non è molto bello, ma quello che state vedendo è una fabbrica di chitarre, raga. Qua fabbricano chitarre. Non so se vedete la chitarra, ma ci stanno i ragazzi dietro che le stanno a fare. Incredibile. Figata. Spero che il video sia stato il vostro alimento, che questa curiosità. E andiamo avanti con la prossima, vediamo quale altro andrò a visitare e portarvi le clip di quello che è l'attuale, quello che sta succedendo adesso e di quello che è stato fatto negli ultimi anni dopo il disastro. Un bacio, un abbraccio ragazzi e al prossimo video dal Giappone.